Chi è? Vediamo chi è. Mi hanno bussato. Eccoli. Sento un fiato pesante. Chi è? Vai. È aperto. Scese dalla macchina e è venuta qua, voleva venire. Chi c'è? Ma ti devo dare il biscottino? Chi c'è? Deve mangiare il biscottino sul divano. Non ce la faccio. Ma si fa questo? Ma che ti vede la signora? Ti sgrida. La tua nonna, la mia mamma, ti sgrida. Ma guarda Molly. Ha fatto tutto il briscio. Scendi, vieni qua, mettiti qua, vieni qua. Quello è posto tu. No, quella fate i cookie. Oh mamma mia. E che sta umana asciugamano. Ma che sei sulla spiaggia? Ma se ne va, è stata di nuovo. Hai lasciato due bricioline, amore. Troppo buona la mia vellutata di ceci. Adesso oletto a crudo, filettino, troppo buona. Ho fatto anche i crostini, adoro. Ciuf ciuf, buonissima. Secondo pollo con la rucola, un po' di aceto balsamico, e qua c'ho anche altri due crostini. Pagare il casello, incredibile, sono una schiappa. Dove cacchio sta la borsa? Ultimo periodo sto comunque super incasinata perché a causa di un nuovo progetto che voi sapete, io in passato vi ho parlato dei miei nuovi progetti, insomma praticamente nel prossimo periodo dovrebbero comunque andare in porto e quindi molto probabilmente mi dovrò trasferire per lavoro, comunque dovrò cambiare città e diciamo sta cosa non è proprio sicura, però c'è una buona probabilità che succederà, perché comunque se diciamo va in porto, ma comunque succede, perché questo progetto ve l'avevo detto da un sacco di anni che ci sto lavorando sopra e finalmente succederà, e quindi sono contentissima di questo mio nuovo progetto che succederà, sono contenta, però un po' preoccupata per questa cosa, perché comunque sapete che sono sempre legata alla mia famiglia, alla mia casa, ai miei animali, quindi non lo so, insomma non è una cosa che proprio mi entusiasma, cioè mi entusiasma per il mio progetto, però per il lavoro, per questo di cambiare città, poi io amo Napoli, amo odio Napoli, che comunque c'ha tante cose negative, però comunque è sempre la mia città e quindi la amo e non lo so, insomma vi aggiornerò. Ma spero, comunque spero vivamente che terminiamo queste ultime cose e che va in porto sto progetto, perché è veramente una vita che ci sto lavorando e finalmente vi potrò dare qualche bella notizia, finalmente, non vedo l'ora, veramente, quindi saranno dei mesi questi qua, quelli a venire, proprio di cambiamento, di avvenimenti, e ovviamente vi porterò sempre con me e vi farò vedere tutto come sempre. Giusto perché non ci piacciono le salse, oddio quante salse, perché adoro, ogni volta che vengo qua
subito, prima cosa. Salsine! Piccante! Ah, questa è la mia preferita. Yummy! Yummy! Quante buone cose! Nancy, questo è tutto mio, a te non ti do niente. Nancy, come al solito, guarda qua, sei esagerata, quante cose ordini, sei proprio una mangiona, guarda qua, anche questa, madonna. Ci stiamo mangiando già da un'ora, la facciamo ancora un'altra ora. Leggermente morendo, Nancy, dove stai? Ho messo 8 kg di salsa piccante. Oh, oh, sto andando a fuoco. Io adoro piccante. Buono. Voglio dire una cosa a tutte le persone che fanno video su YouTube: dovete smettere di mangiare davanti alla videocamera, perché è veramente una cosa vergognosa. Non si fa, ma tutti questi bocconi così piccoli che non ci vanno in bocca. Sushi, mangiate sushi dalla mattina alla sera, basta. No, no, no. Schifo. Nancy, scoccando! Sbottona tutto il sbottonabile, ho detto! Pantalone sbottonato, tutto sbottonato, stiamo morendo! Abbiamo mangiato, ma no, tantissimo, oddio mio, come nostro solito! Adesso sto morendo! Senti, giuro, mi sento tipo una salsiccia imbottonata! E poi la cosa bella, a me è strano, è che poi mangio, no? E adesso tipo sto morendo, fra mezz'ora di nuovo fame, mi sento di nuovo come se non mangiassi da un mese, ma com'è sta cosa? Tengo proprio una digestione super veloce. Comunque adesso non finisce qua per noi, perché anche che è notte, noi non ci arrendiamo. Adesso dobbiamo andare a casa e dobbiamo registrare ben due video, è vero Nenzina? Dobbiamo registrare due video. Io e Nancy, sorelle Monelle Style, tutti acquisti. Sì, tutti acquisti, tutte cose bellissime che abbiamo fatto. E poi a proposito dell'ultimo video che abbiamo fatto io e Nancy domenica, è vero, l'abbiamo messo quello delle foto imbarazzanti. Ah, sì, foto imbarazzanti. Comunque sì, è piaciuto tantissimo, abbiamo avuto tanti tanti like, quindi siamo troppo troppo contente. E a me ha fatto troppo morire una cosa che la devo troppo dire. Il fatto che ho messo quella foto di su Instagram. Sì, sì, la foto, il frame che praticamente stavamo io e Belen a fianco. Avevo scritto sotto separate alla nascita, quella che Nancy, se avete visto il video, foto imbarazzanti, mi imitava. E come facevi tu? La foto alla Belen. Con gli occhi chiusi, la bocca così. Allora io ho messo sto paragone mio e di Belen a fianco, sotto separate alla nascita, proprio ironiche, perché poi vabbè, in quella foto io sono proprio un cesso clamoroso, perché poi con quella frangetta, vabbè, poi un sacco atroce, di emoticon che sorridono, sì, ridono, sì, infatti. E invece su Instagram tutte le ragazze molto ironiche, con un umorismo, un'ironia proprio spiccata, hanno scritto: Belen è meglio di te, non puoi paragonarti a Belen, come fai a paragonarti a Belen, ma Belen è molto meglio di te. No, ma veramente io avrei voluto dire: no, ma dai, ma davvero, ma dai, ma sono meglio di Belen, dai ragazzi, ma come, ma non ci vedete? No, non ce la faccio, c'è proprio persone che non... L'ironia, che strana l'ironia cosa, questa sconosciuta, cioè è ovvio, cioè penso che è evidentissimo che è una cosa ironica, che io metto la foto mia, che poi in quella foto sto proprio un cesso, con quella frangetta sto malissimo, vicino a Belen che è bellissima, è stupenda, e scrivo separate alla nascita, cioè è ovvio. Ma che vi faccio un disegno la prossima volta e vi spiego l'ironia, perché proprio non ce l'avete proprio, madonna mia, veramente. Ma vi faccio il sollecito, secondo me queste persone sono qui, se gli fai il sollecito con le braccia, sono così, tipo, fai il sollecito, non ridono nulla, e fatemi una risata che è gratis. Fatto tutto e adesso qua, guardate, ho lavato anche i piatti che ho messo qua sopra su questo tipo scolatoio che vi feci vedere che avevo comprato a Lidl, e mi trovo benissimo a metterli qua, perché non sapete che non ho tanto spazio sulla cucina, e la cucina è tutta bella pulita, guardate che bella. Adesso vi faccio vedere qua, ho fatto i pancake preparati per domani, pancake, perché appunto domani voglio fare una bellissima colazione. Questa è la tutta la mia cucina shabby chic, bellissima, una bella tisanina, voglio farmi questa qua, la malva, che è troppo troppo buona e calmante. Poi adoro questa confezione, la tengo proprio per bellezza, con questo fiocchetto è molto shabby. Quindi adesso mi faccio la mia tisanina alla malva e vado al computer, quindi vado a montare il video
e a caricarlo appunto per domani, perché come sapete io carico sempre un video al giorno, o qua o sul mio secondo canale, e quindi lavoro tanto la notte, mi piace tanto farlo. E adesso vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per avermi fatto compagnia, adoro fare questo videolog perché voi mi fate tanta compagnia. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su e vi mando un bacio grandissimo.